Siamo con il dottore Domenico Innamorato, famoso radiologo dell'ospedale civile di Isernia per tanti anni, che ha lasciato il Molise per una scelta professionale. Ora Mimmo, sei andato via da Isernia. Precisamente, come mai hai scelto il nord per la tua professione? Sono stato invitato da un collega di Bolzano che attualmente fa le funzioni di primario per carenza di organico in un particolare settore, quello senologico. E così è cominciata questa nuova avventura da luglio del 2018 e è stata una piacevole sorpresa ed è un modo piacevole di lavorare. Diciamo che praticamente sei stato scelto dalla direzione generale dell'ospedale di Bolzano. No, è proprio perché questo collega mi conosceva da anni e sapeva che avevo un figlio che lavorava all'ospedale di Merano, mi ha fatto questa proposta e che ho accettato volentieri anche sia per il tipo di lavoro e anche perché vicino a mio figlio, quindi avevo l'opportunità di stare lì. Viaggio a settimane alterne, il contratto prevede 40 ore settimanali per 2 settimane al mese, quindi ci si alterna una settimana a Isernia e una a Bolzano. Il tuo ruolo di medico radiologo adesso è prevalentemente sviluppato sulla senologia. Sì, lì ci si occupa solo di senologia. C'è la Breast Unit, cioè che in effetti è un'unità di senologia e per avere questo titolo è veramente difficile perché bisogna avere del personale dedicato, cioè lì infatti ci sono 3 medici che fanno solo ed esclusivamente senologia, 5 tecnici e 2 infermieri. Quindi occorre effettuare non meno di 5.000 prestazioni all'anno. Quali sono le differenze che hai trovato con il tuo lavoro che facevi all'ospedale di Isernia con questo nuovo all'ospedale di Bolzano? Beh, io anche a Isernia infatti mi occupavo di senologia e prima di assumermi ho dovuto mandare il curriculum. Il lavoro è molto diverso, ma è diverso soprattutto nell'organizzazione. Lì il radiologo fa tutto, cioè tutta la parte diagnostica. Si inizia con la mammografia, se c'è necessità immediatamente si fa anche l'ecografia e se c'è bisogno di ulteriori approfondimenti si fanno anche le biopsie seduta stante. E l'unico esame che viene un po' rinviato, ma non più di 10 giorni, è la risonanza magnetica della mammella. E poi c'è un lavoro d'equipe sotto, perché una volta studiato il caso, se positivo, ci si confronta con il chirurgo, con l'oncologo, con il radioterapista, con il senologo, con lo psicologo e con delle infermiere della chirurgia che seguono il paziente lungo tutto il percorso postumo. Il tuo lavoro praticamente si svolge non sempre, ci puoi spiegare se sei definitivamente trasferito oppure torni a Isernia? No, no, è un lavoro temporaneo perché in effetti dovranno fare dei bandi pubblici, dei concorsi perché il personale serve, quindi non possono. Anzi, attualmente si avvalgono anche della consulenza di 3 radiologi dell'Università di Verona che lavorano lì 2 volte, con 2 accessi settimanali. Quindi personale pure lì molto qualificato che si occupa solo di questo. So, sì, in effetti quando torno lavoro come sempre nel settore ecografico privatamente e continuo a frequentare la clinica di Boiano, la clinica Villa Ester con un accesso settimanale. Per concludere, come ti trovi lì al nord? Bene, bene. È un po' forse un modo di dire, ma in effetti l'organizzazione è un po' diversa, quindi dà più soddisfazioni personali.